Ciao ragazzi, benvenuti su un altro video di bicilai.it, sono Claudio Riotti, oggi sono con Massimo Calcaterra, titolare di Dr. Bike. Sono a Boffalora Ticino, provincia di Milano, siamo sul Naviglio Grande, come potete ben vedere, e siamo in sella a due bellissime Cube Stereo SL HPC Hybrid, quindi con motore Bosch 2020, generazione 4, e adesso Massimo mi porterà a fare un breve giro, un breve assaggio di questa elettrica in carbonio, quindi triangolo in carbonio, carro in alluminio, ma poi le specifiche le dico tra poco. Andiamo Massimo? Andiamo! Perfetto! Questo è un bel single track, molto guidato, con qualche pezzo anche un po' tecnico, che però non dà nessun problema in sella alla Cube Stereo 140 Hybrid. Veramente molto divertente questa parte, c'è da stare un po' attenti alle piante, ma la bici resta molto molto maneggevole. Anche il triangolo anteriore in carbonio fa la sua parte. Qua c'è anche una bella salitina con finale molto tecnico. Bellissima. Qui siamo a Bernate Ticino, a un passo dalla sede di Dr. Bike, e questo è un pezzo molto bello con questi ponti che passano sopra al Ticino. La cosa interessante da vedere proprio qui a Bernate è questo calendario celtico, perché ci sono stati insediamenti dei Celti ovviamente in antichità, e questi simboli rappresentano tutti gli alberi sacri dei druidi celtici che si possono correlare alla nostra data di nascita e vedere di che albero siamo. Io sono un salice. Questi sono i percorsi che si possono fare proprio partendo direttamente dal negozio. Ecco Massimo, adesso lo raggiungiamo. Eccomi qua, adesso da Ticino praticamente si arriva sul Naviglio Grande e c'è Massimo Calcaterra che ci aspetta. Benissimo, molto bene. Poi comunque la giornata è spettacolare, il tempo ci ha graziati, le bici vanno molto bene. Bene, allora dicevamo con Massimo che questo è solo uno dei giri che si possono fare qua sulla nella zona del Parco del Ticino, tra Bernate, tra Boffalora. Giusto, è un assaggio questo, sì, che abbiamo dato. Si può arrivare da noi, si può arrivare anche fino al Lago Maggiore. Addirittura, sempre, e mi dicevi su fuoristrada, quindi... Sempre su fuoristrada oppure sfruttando questa bellissima pista ciclabile che costeggia il Naviglio Grande. Perfetto, poi quello che volevo dire è che sulla Stereo Hybrid c'è sicuramente da fare un test più approfondito, questo è stato solo un assaggio, ma già da così la bici mi piace molto. Tra l'altro il rapporto qualità-prezzo è veramente veramente interessante, e questa bici si può sia noleggiare che testare, giusto, da voi, sì, da Dr. Noi, Bike, e anche gli altri modelli. Anche gli altri modelli, assolutamente sì, sia muscolari che e-bike. Benissimo, ok. E qua si torna alla base a Boffalora dopo un breve giro, e lì c'è lo store Cube di Dr. Bike. Se volete fare un giro in battello c'è anche quello. Bene, allora breve giro finito, siamo qua tornati alla sede di Dr. Bike. Due parole su questa molto molto interessante e-bike, quindi la Stereo SL HPC Hybrid di Cube. Cube perché la pronuncia è tedesca, io dico sempre Cube ma si dice in realtà Cube. Partiamo dai freni e dal montaggio, perché comunque abbiamo già parlato del triangolo in carbonio anteriore, del carro in alluminio, 140 d'escursione anteriore e posteriore, i freni e la trasmissione sono Shimano XT, ultimo modello 2020, sono veramente fantastici, io mi trovo davvero molto bene sia con la trasmissione che i freni. Il reggisella è Cube da 125, guardate che figata il supporto del Kyox.
è veramente molto comodo perché è in una posizione super super protetta, anche se ci si cappotta in avanti, che sperando che non succeda mai. Gomme Schwalbe Unstuff davanti e dietro, una Fox Rhythm 34 davanti e un DPS Float dietro. Il tutto per 4.700 euro, che secondo me, ragazzi, è veramente una cifra molto molto interessante. In gamma poi troviamo anche la versione da 120 mm, quindi più verso il marathon e il girare sui single track un po' più semplici, e la versione invece da enduro con 160 e forcella e ammortizzatore più performanti, sempre di Fox. I prezzi vanno un po' dai 3.000 ai 7.000 euro, con anche la trasmissione elettronica volendo. Mi confermi, Massimo? Non ho detto una cavolata? E quindi allora, da Massimo Calcaterra, per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo video, grazie e seguiteci sempre su bicirai.it.